Si è tenuta questa mattina l'iniziativa Io mi rifiuto e tu, organizzata dal Comitato Battipaglia Dice No. L'evento, al quale hanno partecipato numerose personalità politiche di varia estrazione, è stato organizzato per fare il punto della situazione sulla questione ambientale, tema che interessa da vicino il comprensorio della Piana del Sele. Come comitato ci battiamo per tirar fuori questa città da un'emergenza ambientale che ormai è un vero e proprio allarme. Crediamo che questa possa essere l'occasione come cittadini di avere un confronto con le istituzioni, cerchiamo di stabilire quei rapporti di natura istituzionale che sono indispensabili per affrontare questo problema. Battipaglia non è, come dice qualcuno, la capitale dell'immondizia, ma corre il rischio di diventarlo. Quindi abbiamo la necessità, l'assoluta necessità di trovare degli interlocutori istituzionali che ci possano dare una mano per invertire questa pericolosa china e per fermare questo allarme che ci preoccupa. Ecco, per il futuro che cosa immagina? Io, questo dipende dai livelli istituzionali. Se la politica capisce che la vocazione naturale di questo territorio è tutt'altro, cioè è agricoltura di qualità, è zootecnia, è la produzione delle mozzarelle, se riusciamo a capire e a far capire alla politica questo, questa città si può risollevare, si può tirare su. Se la politica è sorda al grido d'allarme dei cittadini, allora siamo messi male, ma preferisco non pensarci a questa ipotesi. Ma la colpa di tutto ciò crede che sia solo della politica? La colpa è principalmente della politica, poi c'è anche la cattiva gestione del territorio da parte anche degli operatori del settore, ma dalla classe dirigente della nazione e della regione intesa in senso ampio. Quando dico classe dirigente intendo non solo la classe dirigente politica, ma in generale la classe dirigente. Io ho cercato anche di porlo all'attenzione nazionale in Parlamento con un intervento per cui anche con l'apertura di un dossier, il dossier Battipaglia Piana del Sele, per fare in modo che poi la commissione d'inchiesta sul ciclo dei rifiuti possa capire cosa è successo nell'arco degli anni, per cui c'è da analizzare bene il perché sono accadute e stanno ancora accadendo delle cose che purtroppo portano la cittadinanza non solo a sentire il peso non solo della regione, di tutto ciò che arriva da anche altri paesi, ma il peso dell'Olezzo e il peso purtroppo di cose ben più gravi che tutti quanti conosciamo. Questa è la realtà. Ormai Battipaglia è diventato il polo industriale del rifiuto, ci siamo opposti in tutti i modi. Già ieri per esempio abbiamo votato in giunta una delibera ed ha mandato al nostro avvocato di fare ricorso al TAR, al Presidente della Repubblica, contro questo ennesimo insediamento, autorizzazione, non insediamento, è un ampliamento di un'attività già esistente sul territorio che si occupa di smaltimento di batterie in disuso, ma cioè tutto ciò che riguarda rifiuti, voglio dire, ormai avevamo detto basta e basta. E poi bisogna lavorare insieme per questa costituzione di un sito unico di compostaggio. Noi rimaniamo sempre della nostra opinione, un sito di prossimità, come dice la Comunità Europea, che tratti solo i rifiuti della Piana del Sele e che sia gestito dai comuni, che o sia Eboli o sia Battipaglia, ma un unico sito di compostaggio, che i siti di compostaggio ci sono, purché vengano gestiti bene e voglio dire, non creino disagio alla popolazione.